Allora vi faccio adesso brevemente sulla legittima difesa, perché finalmente questo simbolo del nuovo modo di essere e di pensare della politica e del rapporto fra Stato e cittadino è approdato al Senato. Il testo originario della legittima difesa nasce col codice Rocco, quindi negli anni 20, nel periodo del ventennio, e negli anni 30, diciamo, del secolo scorso. E semplicemente cosa dice? Che uno si può difendere da un'altra persona di fronte a un'offesa attuale e ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all'offesa. E questo principio di proporzionalità, cioè Carlo mi vuole dare una sberla, ecco, allora io gli posso tirare una sberla, ma guai mai che gli tiro un cazzotto, perché se gli faccio male gli eccedo e il mio è un eccesso colposo in legittima difesa. Quindi nasce un problema. Allora, noi che cosa abbiamo inserito? Abbiamo inserito un secondo articolo in cui vi è una presunzione di legge assoluta, perché il fatto della proporzionalità va visto a posteriori. In pratica la legge che cosa? Io compendo in una metafora, si capisce perfettamente, dà il vantaggio della prima mossa al delinquente. Questa è una partita nella quale il delinquente ha il vantaggio della prima mossa. Dice, cosa vuol dire il vantaggio? Vuol dire che io posso respingere, posso reagire alla violenza solo dopo che questa è stata perpetrata, quindi è lui che ha detto le regole di ingaggio e io mi devo modulare con un bilancino in proporzione a quello che lui, all'azione del delinquente. Allora diventa anche problematico, perché immaginate una ragazza, ma qui non è che voglio andare sul pietismo, basta chiunque, oggi stasera piove, uno è fuori, la ragazza fuori è passeggia, uno arriva, cerca, l'aggredisce, ma non gli vuole fare male, questo lo sai, signore, ammettiamo che noi siamo in grado di interpretare la mente della persona, non gli vuole fare nessun male, ma la persona cosa ne sa? C'ho un ombrello, mi difendo e gli lancio un fendente e gli cavo un occhio. Ah, mi sono rovinato la vita. Cara ragazza, non fare questi scherzi perché ti rovini la vita, perché di certo la tua borsetta non è proporzionata a un occhio. E quindi ne patisci sotto il profilo penale e civile, perché se alla fine non è chiaro chi è il marrano, il mascalzone, il brigante e chi è la brava gente, nel momento in cui sei a giudicare, perché la tua visione ideologica te la fa vedere un po' spalestrata la questione, è chiaro che poi anche il giudizio che ne consegue è un po' spalestrato. E allora è nata l'esigenza di dover dire, chiariamo una volta per tutte come sta sta storia della legittima difesa. Infatti il testo al primo e al secondo comma rimane pressoché uguale, semplicemente per quanto riguarda la presunzione di colpevolezza di chi entra in casa mia o nel domicilio legale, per il barista qui nel caso che venga uno che vuole portargli via un po' l'incasso della serata, non si dice più sussiste il rapporto di proporzionalità, si è aggiunta una parola, sempre. Io ve l'ho consigliato comunque perché semplicemente era... E quindi abbiamo messo un tassello, cara mia Suprema Corte di Cassazione, c'è scritto chiaro, sempre, sempre. Se la lettera della parola ha un significato, quel sempre vuol dire, caro mio, non ti puoi difendere. Perché io non posso pensare che se qualcuno entra in casa mia, io questa sera sono uscito. Con mia moglie sono venuto qui, ho lasciato a casa mia figlia di 18 anni e mezzo. Cosa gli dico a mia figlia? Aspetta la mossa per proporzionarsi? Ma tu sei scemo? Come si direbbe? Quindi io non posso assumermi la vittima, la brava gente, la vittima del reato, non può assumersi l'onere di patire quello che è il potenziale di negatività innescato da un deliberato gesto di un delinquente. E questo non è ancora possibile. Non era possibile arrivare alla proporzionalità, perché è sempre il problema dell'occhio prima, ma altrimenti qualcuno si irritava troppo, è stato sistemato dopo. Dice, è stato inserito anche un altro comma, il 4. Dove dice, nei casi in cui l'articolo 3 di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere un'intrusione, quindi non soltanto chi è in casa, perché anche chi si vuole introdurre in casa mia, io non so quali siano le sue intenzioni. E quindi sono, per evitare che lui entri in casa mia, sono autorizzato a difendere
la mia abitazione, il mio, l'abilità della mia abitazione. Perché se io aspetto che tu entri, poi non si sa come va a finire, figlio caro. È sempre un problema. Questo è, oserei dire, un reato di pericolo. Tu vuoi entrare, non so cosa fare. Reato stai tentando, è un tentativo concreto. Quindi, però metti in pericolo. Quindi io ho diritto di difendermi e quindi il potenziale di quella negatività che viene scatenato dalla tua deliberata azione criminosa te lo succede. Detto come la verità. Poi vi è un articolo invece che questo è molto importante. È il fatto di dire dell'eccesso colposo. E qui è stato modificato, il primo comma rimane uguale. Il secondo dice, nei casi in cui c'è il primo comma dice che chi eccede i limiti nelle cause oggettive di esclusione del reato, mi ero dimenticato di dire, qui stiamo parlando di cause oggettive di esclusione del reato, stato di necessità, legittima difesa, uso legittimo delle armi e altro. Significa che parliamo di comportamenti, di azioni che in presenza di determinate condizioni non solo sono legittime, ma addirittura doverose. Perché se io qui sono un poliziotto e intervento una persona che vuole compie una rapina a mano armata o prende e comincia a bastonare qualcuno o lo vuole ammazzare, io devo intervenire con le buone o con le cattive. Oggi abbiamo uno strumento più dopo, se vogliamo di cosa parlare, del taser, che serve molto per evitare proprio e fatto per i delinquenti, ma siccome la sinistra sempre per quel pregiudizio ideologico non riesce a comprendere dove sta il bene o il male, perché a volte non gliela fanno perché si veramente annebbiano il cervello, il taser è fatto non per i poliziotti, per i delinquenti. È a loro favore. Perché se invece del taser deve utilizzare un'arma da fuoco, le conseguenze che patisce sono di gran lunga peggiori. Questo serve per prevenire il contatto, come il casco, come il peperoncino, sono tutti strumenti che servono per prevenire il contatto, perché quando arriva il contatto nasce un problema, soprattutto per i delinquenti. Quindi, nel caso in cui ecceda, si dice chiaramente, nei casi in cui è il comma terzo e quarto, cioè la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o della tua incolumità ha agito nelle condizioni in cui di quell'articolo 61 primo comma, ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione del pericolo in atto determinata di cui io da delinquente. Ossia, la ragazza che piovendo gira con l'ombrello e si vede aggredita può essere turbata, ma può essere ragazzo, Marcantonio, chiunque sia, è turbato. Se io do un fendente per allontanare uno che mi sta aggredendo, gli cavo un occhio, dovrò risponderne? No, non ne rispondo. Quindi quella proporzionalità che garantiva il vantaggio della prima mossa al delinquente e lo poneva sempre in uno stato di privilegio processuale e penale rispetto alla brava gente è stata eliminata. Così come è stato poi eliminata anche il problema successivo del risarcimento. Mi dispiace, te ne farai una ragione. Il tuo occhio, l'altra volta non vai ad aggredire nessuno. Però l'importante è comprendere una cosa: questo disegno di legge è un simbolo, è il simbolo e deve essere la bandiera della brava gente, delle persone oneste che non possono essere poste agli interessi dei criminali. Chi era a Bologna quando abbiamo fatto la manifestazione, io sul palco usai una metafora nel mio intervento per far comprendere, qui non si capisce più qual è la formica e qual è la cicala, questo è il problema. Allora la formica ritorna al centro del sistema con tutto quello che è il suo carico di simbolo, di positività, di laboriosità. Sono i bravi cittadini che hanno il diritto di essere privilegiati, perché le norme non sono state concepite per i delinquenti, ma per la brava gente. E se un'azione dissennata di chi ha voluto governare o di chi amministra, a volte anche la giustizia, va nella direzione opposta, la brava gente ha il diritto di reagire. E questa più che una battaglia della Lega è una battaglia della brava gente. La Lega ha percepito, ha preso, ha brandito e
Matteo Salvini ha portato avanti. La pacchia è finita per i delinquenti. Questo è sicuro.